perché quello che vedi è quello che succede. Cioè non c'è un rifamo, è tutto un buona prima. Vai un po' più dietro che te se vede sei arto. Ma tutti bislunghi, quanti anni c'hai? Io sono del 98, quindi tocca fare la matematica, 24 anni, vado per 25. Ma tu hai cominciato a fare i meme, tipo, io me li ricordo 6-7 anni fa. Ti ricordi male, 6-7 anni fa non facevo 5. Niente su internet. Sì, forse 5 anni fa, sì, 2017. 5, sì, però. Sì. 2017. Sono già passati, sono nel 2023. Frate, sono 6-7 anni fa. Ma poi non è ostia. È ossia. È ossia. Certo, la T è muda. E chi lo dice? Cioè, la T è muda. Dai basi proprio. Ossia lido, ossia mare, tutto T è muda. Ma regà, cioè, vabbè. Io ho portato il memer di Roma. Questi sono paroloni, a parte che memer poi manco, de Roma. Manco de ossia. De Fiumicino. Ah, fa posto. Cioè, mangia meglio a Fiumicino. Sì, sì, il pesce sì. La frittura da mangia a Fiumicino. Sì, ostia, sì, no, sì, se vede sì. No, qua lo ammetto, a Ostia, ristoranti buoni dove mangiare pesce, io quantomeno non li conosco. Dei buoni buoni intendo, poi ovvio se vuoi mangiare tranquillo ci stanno quanti ne vuoi dei posti. Oppure sì, ci stanno un paio di ristoranti, però spendi una piotta a testa e auguri. Sono una piotta a testa la spendo in 2 mesi. Ah, magna! Che mi fai mangiare? I fornaretti? Guarda, questo è il sintomo di che? Non te vedi i miei video. Sì, vedono amici tua, ma non a te. Perché I io i fornaretti mi sono mangiata la pizza rossa a inizio video con Power su qua la panchina là. E te la rimagni? 6,70 euro. Abbiamo preso la pizza rossa che ben conosco. E pure un pezzo di pizza bianca con la mortadella. Vediamo. Io mi aspetto molto da te comunque, ma a parte i fornaretti li conoscevo, quindi ok, 9. Però io mi aspetto molto da te perché mi hai proprio imbruttito tramite messaggi. Tu imbruttito? Sì, mi hai imbruttito. Ti faccio rigirare gli occhi per quanto fa schifo la roba che te mangi. Perché io voglio vederti, io ti voglio vedere proprio la faccia che fai quando soffri. A me piace. Ma questa, questa non fa schifo. Vabbè, qua un pochino per iniziare, apri lo stomaco con roba buona. Quando poi lo chiudi con roba di meno, in realtà sto scherzando. Quando dite così, in realtà sicuri delle vostre convinzioni. Esatto, hai capito bene. Questa è tutta una tattica psicologica. Ma in finale tu quanto c'hai? E c'ho 2 scudi di prima. Anzi, pure meno, mi sono preso il gelato. Ma come, devo sportare per il gelato? Ah, Enzo! Ah, cioè, non te capisco, se sbattiamo mi metto insieme 4 ore e fassi lo schizzo e tu devi il gelato. 6,76 euro. Dai, va, tira fuori sta magia. Ma via due pezzi, guarda. Ma che due pezzi? E sei matto? Vabbè, dai, questa già l'avete vista. Vada. È biscottosa, c'ha il sugo che è cotto perfetto. Allora, lo vuoi sapere che ne penso io di questa pizza? Vada, pensavo stessa. Lo vuoi sapere che ne penso di questa pizza io? Che un orgasmo. A parte che da 9. Secondo me ci mettono zucchero in impasto. Ci mettono un po' di zucchero. Cioè possono mettere il cazzo che gli pare, se esce buona è buona. Ne frega niente. Cioè sto impasto che è stranissimo, è tipo biscotto, non sembra pizza. È dolce comunque. Però è una bomba atomica, cioè. No, è troppo. Senti buona. Questa fredda. De 3 ore fa. Senti quanto è buona. Te ci ho portato per motivo, Io questa la mangio, non dico ogni giorno, ma poco ci manca, È spaziale. Poi guarda, ora è perfetta, sto assorbendo tutto l'alcol che ho nello stomaco di stanotte. Ma invece te non ci lavori proprio con i social, cioè tu non ci guadagni con i social. No, per scelta. Per scelta, perché non è che non ci guadagneresti, c'hai 100k su Instagram. Certo, se uno vuole fare sponsor becere come fanno tanti altri, sì, ma potrei alzare, che ne so, 10 sacchi e poi perdi di credibilità, perdi di tutto, diventi uno dei classici populisti che vedi sui social che urlano stronzate tutto il tempo. Che poi, per carità, pure io urlo stronzate, ma almeno lo faccio nel tempo libero, con le mie modalità, nessuno mi deve di niente. E intanto le cose vanno avanti. Poi per carità, io non lo faccio anche per, cioè non ci guadagno anche perché
c'ho un lavoro, un contratto, guadagno in altri modi. Sì, però alla fine comunque tu c'hai il lavoro, potresti fare più soldi, eticamente scegli di non farli e quindi ogni tanto, raramente, l'etica vince sui soldi. Beh, ci mettevi un attimo veramente a urlare qualche populismo, te, eh? Ma no. Sì, ma poi guarda, una cosa che... Buona. È una delizia. Buona. Poi una cosa che esce comunque dalle stronzate che scrivo sui social è che è proprio roba che faccio così perché me va e si vede che non ci guadagno. Non so come spiegartelo, si vede che è tempo libero, si vede che lo faccio a tempo perso, si vede che lo faccio per divertimento. Ed è quello che alla fine ha funzionato. Perché se poi io non ho mai fatto un post che mi sono messo tipo sulla scrivania e dico ah, ora ragioniamo questo post, no, lo faccio successo ed esce. Ma infatti, cioè quando è che switcha il cervello e esce il genio? A notte? Ah no, in realtà non è che non ci sta nessun genio, io parlo della mia quotidianità. Quindi essendo la quotidianità H24, io sto con le orecchie, con gli occhi a guardare le cose che succedono. Io racconto alla fine le cose che succedono. Lo so, ma non è da tutti osservare, rimodulare e dirlo in un modo geniale. Te la vedi pure la pizza bianca con la mortadella? È un po' biscottosa, però è fantastica questa, regà, me sa pure. Mi sa che qua se mangiamo un po' scarica di mortadella, devo dire, ce ne potevano mettere di più, eh. Vuoi assaggiare questa? Sì, dammi un pezzo. Dammi, io questa è una soffia, non ce la faccio a non finirla questa. No, questa sì. È troppo, no, buona, troppo buona. Non puoi non mangiarla. È molto buona anche questa. Vabbè. Io camperei di questo. Ma chi lo dici? Guarda che giornata, guarda che mare. Stranamente anche sembra pulito. Ma i mortacci tua. Guarda, è il mare più pulito. Sì, quando aggiustano i depuratori. No. Oh. Vatti a vedere le ultime analisi che hanno fatto. È migliorato tantissimo. È migliorato, non vuol dire che è buono, eh? È buono. Vatti a vedere. Vatti a vedere. Insomma, guarda, informiamoci ragazzi, informiamoci. Poi se vi vado a Torvaglianica. Meglio Torvaglianica che ho, stiamo. Sì, sì, sto cazzo. Guarda, io ti posso parlare magari di spiaggia. Se uno va ai Cancelli, c'ha proprio la spiaggia che è più bella perché è più larga, c'è più spazio, è ok. Però a livello di mare stiamo lì, a livello di acqua, i Cancelli stanno esatto, a pochi chilometri da però lì. Vai mettere, che ne so, allora magari Zion col Kursaal, vecchio Zion, beh io sono rimasto ovviamente. Tranquillo, conosciamo qua. Vuoi mettere Zion col Kursaal? No! Non lo so, a parte che... Dai, col Kursaal, oh. Cioè che se non c'hai il tatuaggio sopra sopracciglia di gabbiano manco te fanno entrare. No, se sei un tuffatore te fanno entrare. Se sei un tuffatore se o se fai la passerella di Dottor Schulz su la passerella di legno, clap clap col sandecchino rasattillato. Che ne pensi del food porn? Lo sai cosa ne penso. Allora, mi piace sentirtelo di. No, il fatto è che per la gente che non mi conosce, io sui social de base cago il cazzo. E i food pornari è una categoria che mi piace bacchettare. Ma da tempo, a certi posti li ho fatti pure 4 anni fa. È gente che, capirai, col discorso che avevo fatto prima dell'etica. Non c'è niente. È proprio il polo opposto. È proprio l'esatto polo opposto. L'esatto polo opposto. Che magari davvero ti vendi. È una prostituzione intellettuale a tutti gli effetti. È vero? Sì. È definibile così, eh? Io la definirei così. Oh, secondo posto, andiamo a mangiare, io ho fame. Andiamo, chi? Che devo far vedere? Quanto guarda, è bella ora, è il pontile. Guarda, Poseidone, guardalo, Nettuno. Dai, su, ossia, è tutto meno che bella. Su, far bravo. Far bravo, ossia, non è bella. Raga, solo che deve uscire sto video e qualcuno deve editare, montare e caricare. So io che edito, appunto, carico. Appunto, se no ti corcavo de botte, guarda. Dove andiamo come secondo posto, frate? Alla Friggi, la friggitoria. La friggitoria? Mm-hmm. Mangiamo un po' De fritti, così. Street tanto, food, street come food. Come ci mancano. Panini. Mi stai a portare in posti che mi avevano pure mezzo segnalato per i panini. Ci sarà un motivo. Perché te l'hanno quindi segnalato? Quindi quello che mi aveva fatto le segnalazioni allora ci capiva. Boh, direi di sì, io comunque ci mangio qui 2 volte a settimana, minimo. La friggitoria.
Ma yes. Quando stiamo? A via? Ah, sai? Corso Duca di Genova. Corso Duca di Genova, numero, questo è l'8, quello sai, 8. Raga, io un'inquadratura qua al menù va faccio, perché ci stanno delle cose incredibili, che se poco poco so pure buone, questo è un posto da frequentare. Tra panini e fritti, noi abbiamo preso due supplì a ragù di pesce e una crocchetta a nero di seppia. Come panino abbiamo preso il sofisticato, bocconcini di tonno rosso crudo, rughetta, maionese alla bottarga di tonno, pane bianco al sesamo. Ed ero indeciso tra questo, che comunque mi ha consigliato Ravidone, e il panino del mese, che è il panino con l'arzilla fritta. E mi sa che il panino con l'arzilla fritta, frate, spigneva. Quello me lo prendo io domani. 18,40 euro. Per un panino sporzionato diviso in due e i fritti che vi ho detto. Yes. E cominciamo con i fritti o col panino, con i fritti? Vai col supplì, io mo certo. Spacco, lo faccio vedere. Mamma mia. Senti, posto pulito, loro carini, cortesi, cordiali, prezzi in linea. La panatura che ci piace a noi non è di laboratorio. Questo quindi è di pesce. Ragù di pesce. E il profumo è buono. Guarda il tentacolino che esce. La panatura ci piace. Credo che sia doppia. E ragù l'ha fatto bene. Mazza, è bel supplì. Beh, questo è un bel supplì. Ciao, c'è sorpresa, fai. Hai capito? Il sor Ravidone. Queste sono quelle nero di seppia. C'è pure il pezzetto di seppia dentro. Vieni più in qua. Oh, scusa. Lo senti quanto è asciutta la frittura? Sì. Fritti super promossi. Ma super promossi. Veramente. Tia, prendi della tua metà. Ce l'hanno sporzionato. Io mi prendo la mia. Quindi con i cubetti di tonno rosso. Crudo. Crudo, lì è cascato pure un cubetto, è bello piano, regà. Il pesciolino c'è. È bello piano. È bello. Beh, maionese alla bottarga. È bello condito. Mazza, senti sto tonno quanto spigno. Sto a dire. No, sto bocconcino di tonno così grosso è una hit. Il problema è che non è una hit dentro la hit, perché io cambierei il pane oppure gli darei una scottata, perché non è manco male sto pane, eh. Dici? Però non l'hanno scottato. Per me è perfetto così. Sì, ti piace? Mi piace proprio così. Cioè ha il suo motivo per cui non è scottato. Adesso è maionese alla bottarga. C'è la spinta, un retrogusto forte del bottarga. È buonissimo. Boh, vabbè che vabbè, però mi dai 5 motivi per venire a vivere a Ostia? Mare, deve essere motivo, è proprio il protagonista. Vabbè, di Ostia. Dai, dopo passo. Mare d'inverno e d'estate, perché anche d'inverno è un valore aggiunto quando ci stanno. Sì, ma non manto ortà che inizia a fare la riga. È romantico, devo fare un po' il romantico. Romantico. Perché tu sei romantico, eh? Io sono romantico. Sei pure single? Eh sì. Ragazze. Ah, se non vi conviene. Non vi conviene proprio. Sto tutto fuori di capoccia. Allora, secondo motivo, le strade sono ampie. Voi direte è una stronzata, però quando andate nei quartieri classici, diciamo popolari di Roma, hai questi palazzi di 8-9 piani, strade in mezzo, smog e tutto, invece qui è tutto ampio, tutto ampio. C'è l'aria buona, che è il terzo motivo, l'aria è proprio buona, si sente, è un'aria diversa. Poi, la pineta più grande d'Europa. Ci vuoi andare a correre, ci puoi fare quello che ti pare, ci puoi andare a scopare i cinghiali. Poi a te ti piace lo sport, ti fai una bella corsettina di 10 km, lungomare, pineta, torni per il lungomare. Ma che vuoi dico a fare? È proprio un tocca sana. Poi? E poi il quinto motivo è Ostia, è una città a tutti gli effetti. È una polis. Una polis. È una città non città. Posso dire una polis con un po' troppa polis?
Sì, però così impiccia la testa. Però questo è quasi un difetto, che c'è sta troppa polis, però va bene così. È una città, questo che significa? Troverai il borghese quello davvero borghese, aristocratico, e troverai la persona più umile del mondo, da una famiglia proprio che abita magari ai quartieri, ai palazzi occupati, ai palazzi popolari. E questo fa tanto per un bambino comunque, per un ragazzino che cresce, che ha diversi input. Dove va? E cresce schillato. Cresce schillato. È difficile che la vita tipo solà, ecco. Puoi essere cresciuto col figlio del medico, che ha fatto la scuola privata, che ti può dare comunque tanto, a livello proprio di scuola di vita. Ma crescere anche a 13 anni con magari l'amico tuo che già fa le miste, magari già spinge un po' il fumo, anche quello fa tanto. Quindi è un giusto compromesso che ti fa crescere comunque una persona con le spalle larghe, ecco, che casca quasi sempre in piedi. Se volete venire a Ostia, potete contattare lui, vi dà altre tip a pagamento. 17, inquadra pure, questo è... Via Pietro Rosa. Sì, sì, questo di notte ti salva proprio. È aperto pure la notte questo? Eh sì. Fino a che ora? Eh sì, non lo so, mi sa le 3, mo chiediamo, non lo so. Quindi quando stai in chimica chiami e ti portano il panino? Quindi pure qua però panino? Una volta che avevo 17 anni, ero ubriaco lercio, ma poi ubriaco, stavo lontano da casa. Allora ho detto, e c'avevo pure fame, c'avevo tanta fame, stavo qua. Ho detto, fammi fare una cosa, i soldi per taxi, il taxi manco c'è stato, ostia. Poi che te sto a parlare di... Ma sì! Te sto a parlare di anni fa. Ma, non c'è ma come non me la ricordo? Ma non certo, è stata epica! Non c'è stato Just Eat, non c'è stava Glovo, non c'è stava Uber Eats. Ho detto, fammi chiamare a 17 e fammi consegnare un panino a casa. Esce il pischello, col panino, gli faccio, senti, ma che sta andando via dove abitavo all'epoca? Lui, sì. E senti, mi puoi dare uno strappo, so io. E no, tu do qua il panino, dai, ti prego, dai, ti do una mancia, mi porti a casa, dai. Siamo montati. È vero, questa siamo cosa andati è stata a casa. Una cosa epica, perché sì, per tornare a casa ti sei fatto, ti sei avuto il panino e ti sei fatto. C'avevo 16 anni, con 5 euro avevo svoltato tutto. Ma dove mi ha portato a mangiare il panino, frate? Ora, questo è forse il posto più importante della mia adolescenza, il PR, il Pietro Rosa. Qua... Prima questo cambia. Si presta per le micce, fratello, sì, questo sì. È proprio perfetto. Era perfetto, perfetto, eppure per le retate è perfetto. Mio caro, Ravidone. Eh sì. Ma hai pure dato sta biretta. Se siamo presi il curvone, com'è? Mi spieghi la storia di sta panineria che mi dicevi, facevano i panini. Ma questa a è... seconda di stabilimenti. Sì sì, questo un tempo in menù c'avevano tutti i panini che si chiamavano come ogni singolo stabilimento di Ostia. È una cosa caratteristica, locale, ed è un po' un'istituzione dal momento che è aperta anche le notti, come diciamo poco fa. Quindi c'è stato il panino Zion, il panino Kursal, sì, il primo cancello. Il cancello e il curvone che è salsa tartufata, crema ai funghi porcini, funghi, lardo di colonnata, primo sale e rucola. Dentro ha un pane pizza, focaccia del genere. Ci sta dentro tutta roba. Il non è gonfissimo come panino, c'è molto olio. Qui sì, ci stanno sì. I tovaglioli. Bello unto, frate, perché sta la salsa tartufata, se sta l'olio ci sta di tutto. Però nel complesso è buono. Te pensa di notte sta cosa? Vabbè, di notte vedi no. Gli angeli, oh. No, si presenta la Madonna e ti dice bravo, hai fatto bene. Vabbè, ti accolgo nel paradiso quando sarà il tuo... E questo è il paradiso di notte. Ah, quanto abbiamo speso qua? Quanto era il panino? 6,50 euro? Sì, mi sa di sì, il panino sì. Curvone, 7 euro. Ai Parioli per 7 euro mi hanno fatto panini più importanti, lo sai, frate? E vai ai Parioli. Mazza, come sei... Non ho capito. Permaloso. Uno si fa. Uno ha fame di notte a Ostia, giustamente va ai Parioli. Perché per quel prezzo c'ha di più. Senti. Dimmi un po'. Dai, vai, vai. Vai. È buono perché è buono. Però questo è proprio il panino Paschi, mica la notturna. Niente a che vedere. Qua reggiuria. Vabbè. Quella vabbè, è siamo qualità. Su due livelli di quella è proprio. No, però
quello qualità prezzo non te fa tratta male, cioè quella è proprio qualità. Questo è un buon panino che poi la notte vedi le luci del Signore, è un altro discorso. Che sono di colore blu le luci del Signore. No, quelle sono le luci dell'inferno. Cioè, stiamo a parlare della pizza rossa di Fornaretti, stiamo a parlare dei panini di alta qualità e poi stiamo a parlare della schimicata notturna. La allora, mia vita. Lo so, è la però, mia vita. Allora io questo non te lo devo giudicare in quanto posto, ma te lo devo giudicare in base a te e a quello che fai di notte per schimicà. E giudica. Beh, c'è gente in Varmec. Il Mac è aperto, eh. È vero. E soprattutto, quanto è bella ostia. Dai, dai. Ma prego, ma la volevo mettere qua. E mettemola. Che giornatina. Eh? Che giornatina. Beh sì, poi bello di sole, calda. E ostia. Ostia. Senti, frate, allora, tu all'inizio hai proprio, bam, sparacchiato alto. Perché pizza da 9... la friggitoria da 9. Qua bisogna interpretarlo. Questo bisogna interpretarlo. Vai, vediamo questa interpretazione. L'interpretazione è che se te lo giudico a livello di qualitativo, di bontà, eccetera, te farei scenne col voto. Aspetta, e voglio poggiare la telecamera là che te così voglio se... proprio guarda in faccia mentre guardami, dico. Guardami. Che se devo giudicare quello scendi col voto, però se lo devo giudicare come tue abitudini e quindi è il posto dove tu a notte ti salva la vita paschimicata, diciamo che è un'interpretazione che ci può stare e che ti fa avere come voto, inanellando per questo motivo un altro 9 è 9, frate. È il voto migliore di tutti? No, mo non esagerare. Ah, Masseo ha preso 10 meno. Quanto ha speso? Però mi sa che il quanto ha speso? Vabbè, lascia perdere. Quanto ha speso? 4 piotte. Dove? Dove? A Lugano. Ah, ok. Non devo dire niente, non devo aggiungere niente, eh. Ravide! Voto 9. E dai, Gesù! Meritavo di più. Ossia a farla la vita mia, guarda.